Parcheggi gratuiti addio, almeno fino al prossimo 15 settembre. Scatta da oggi la sosta a pagamento sul lungomare di Fano, nonostante le numerose polemiche e le firme raccolte. Le tariffe, valide tutti i giorni dalle 8 alle 20, festivi compresi, sono di 60 centesimi per mezz'ora, 1,20 euro all'ora, 3,60 euro per 4 ore, oppure di 8 euro per 8 ore e di 10 per l'intera giornata. Rimangono libere soltanto le aree dell'ex CIF e dell'ex Hotel Vittoria in zona Lido e quelle della stazione ferroviaria Sport Park in viale Dante Alighieri a Sassonia. Dopo le lamentele, il Comune ha previsto alcune deroghe per gli operatori della pesca e per i residenti di viale Spuntini, viale Cairoli e viale Adriatico. Questi ultimi, pagando un bollo di 16 euro, potranno ottenere un contrassegno che permette alle auto di poter sostare gratuitamente negli stalli blu delle stesse vie dalle 19 alle 8.30 della mattina successiva e nella pausa pranzo dalle 12.30 fino alle 15.30. Negli altri orari la misura non è valida. Inoltre potranno richiedere ad ASET la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale dal costo di 30 euro applicabile per un'auto a nucleo familiare che potrà essere parcheggiata nelle medesime vie H24. Una rivoluzione che non è mai piaciuta alla Lega Fano, che oggi, per voce di Marianna Magrini, prosegue la sua battaglia e torna all'attacco. Purtroppo questa è un'altra delle scellerate decisioni di questa amministrazione, che prima ha danneggiato il centro storico con la scelta dei parcheggi a pagamento ed ora si è spostata nel lungomare. Una scelta quest'anno dove avremmo preferito avere delle agevolazioni per chi invece veniva a lungomare, vediamo invece che mettiamo i bastoni tra le ruote nuovamente ai cittadini e ai lavoratori della nostra città. Abbiamo chiesto da subito di bloccare questa decisione e la scelta di far partire proprio questa stagione turistica, i parcheggi a pagamento. Non siamo stati ascoltati e purtroppo non siamo stati ascoltati nemmeno quando abbiamo chiesto di dare delle agevolazioni ai cittadini e ai lavoratori, perché sono state prese semplicemente alcune piccole decisioni per accontentare qualcuno, ma non tutti. Dopotutto questa scelta di mettere a pagamento solamente questo tratto di strada mette ancora più in pericolo le vie limitrofe, che si vedranno quest'estate piene di auto, di moto, che non hanno più la possibilità di parcheggiare vicino alla spiaggia. Non ci sono possibilità di raggiungere le nostre spiagge con altri mezzi, ma quest'estate purtroppo assisteremo nuovamente a una scelta che mette i bastoni tra le ruote alle tante attività e ai cittadini del nostro territorio.